Lui è Choco e sarà il mio consulente finanziario per i prossimi 30 giorni. Sì, un attimo che vi spiego. Choco è un cane e come tale non è un genio della finanza, né tantomeno un guru delle cripto che vive a Dubai. Non sa cosa siano le azioni o gli ETF e pensa solo a una cosa: giocare. L'idea è questa: farò scegliere una lista di azioni al cane, costituendo un portafoglio, e dopo 30 giorni vedremo se avremo totalizzato un profitto. E tutto questo lo farà abbaiando. Ecco come. Ho costruito un algoritmo in grado di identificare l'abbaio del cane. Attraverso del codice, collegando il microfono del mio PC, sono in grado di captare ogni onda sonora e frequenza registrata dal microfono. Ogni suono ha un'onda differente. Quindi l'abbaio di Choco ha un'onda sonora univoca, che è completamente diversa dalla mia voce. Ciao. Visto? Sovrapponendo le due onde sonore, sono in grado di confrontarle e capire se il suono è la mia voce, la voce del cane, della TV o delle macchine che suonano il clacson per strada. A questo punto il gioco è semplice. Ho inserito un database di circa 5.000 stock e ogni 3 secondi il mio programma registra tutti i suoni provenienti dal microfono ed estrae un'azione casuale. Se il suono è un abbaio, la sceglie, viceversa, continua ad ascoltare. Quindi, riassumendo, sì, ho costruito un portafoglio di investimenti con l'abbaio di un cane. Adesso devo solo convincere il padrone di Choco a fare questa cosa, perché non sono io. Allora, adesso ti spiego cosa ho fatto. Faccio prima di tutto partire l'algoritmo, così adesso lo vedi, poi puoi inquadrare qui. Tanto è una cosa, questa super ortodossa, immagino che gli informatici mi sputeranno addosso. Vedi che lui, ogni 5 secondi, estrae un'azione random, una stock, cioè di un'azienda che probabilmente non conosco perché in questo caso ha dei significati che veramente non ho idea di che aziende siano. Quindi lui ogni 5 secondi pesca questa azienda dal mercato. Cosa succede? Che mentre pesca questa azienda, lui ogni 5 secondi analizza anche il suono che proviene dal microfono del mio Mac, okay, e gli dà un punteggio di correlazione. Significa che lui è in grado di capire se il suono che sta ricevendo il microfono del Mac è l'abbaiare di Choco oppure no. Ma chi è Choco, scusa? Choco è il cane che adesso prendiamo. L'avranno già visto, però. Vabbè, ok. Ciao, Choco. Ogni suono confrontato con l'abbaio originale di Choco avrà un punteggio di correlazione. Ad esempio, la mia voce ha un grado di correlazione bassissimo, come vedete, perché ha un'onda sonora molto diversa. E io non sono un cane. Mentre se faccio ascoltare il mio algoritmo l'abbaio di un cane, questo grado di correlazione è decisamente più alto. Come vedi, il punteggio di correlazione quando parliamo è basso, cioè tendenzialmente sotto il 10%, sotto lo 0,1, no? Okay. Quindi se adesso tu provi ad abbaiare, in teoria, visto ti ha riconosciuto l'abbaiare del cane, non dovrebbe funzionare comunque, ma ce l'ha fatta. Vedi che lui ha pescato dicendoti: Choco ha abbaiato, sbrigati a comprare General Cable Corporation Common Stock. Ti dice il prezzo. Qual è la cosa interessante? In realtà che non dovrebbe funzionare con te, ma va bene. Vuol dire che l'algoritmo è stato scritto bene. O vuol dire che sono bravo a abbaiare. O vuol dire che sei molto bravo ad abbaiare, perché il punteggio di correlazione è più alto. In questo caso è 0.28. Quindi vuol dire che tu ti sei avvicinato molto all'abbaiare del cane che a Choco. Quindi adesso dobbiamo fare una prova però con lui. Il metodo migliore è suonare il campanello. Chi c'è? No, non l'ha fatta. Dai, scendi. L'ha preso, ce l'ha fatta. Vedi? Ce l'ha fatta. Choco ha abbaiato. Sbrigati a comprare United States Cellular Corporation e un'altra cosa che non so cosa sia. Tra l'altro ti dà anche tutti i dati qui del QFO, eccetera. Fantastico. Però adesso è andato giù a fare la pipì. No, è scappato. Adesso devo lasciarti qua il computer per una settimana acceso. Tutto questo mi sembra surreale, ma non sono stato il primo a fare esperimenti pazzi del genere. Michael Reeves ha fatto una cosa simile con un pesce rosso, mentre nel 1973 il professor Barton Malkiel della Princeton University dichiarò: una scimmia bendata che lancia freccette contro le pagine finanziarie di un giornale potrebbe selezionare un portafoglio di azioni che andrebbe bene tanto quanto un portafoglio selezionato dagli esperti. E si sbagliava, perché in realtà il portafoglio scelto dalla scimmia è andato molto meglio di quello selezionato dagli esperti. L'esperimento è stato ripetuto dal 1964 al 2010, ogni anno creando 100 portafogli diversi, come se fossero 100 scimmie che tirano freccette, ciascuno composto da 30 azioni casuali. Il 98% delle volte, in media, il portafoglio randomico ha battuto la media di mercato. Ora, prima di andare allo zoo e rubare qualche scimmia e metterla a fare trading, aspettate un attimo, perché la situazione è un po' più complessa di così. Le stock scelte dalle scimmie avevano dei criteri precisi, tipo avere lo stesso peso all'interno del portafoglio ed essere tendenzialmente a bassa capitalizzazione di mercato. Il che significa che parliamo di aziende piccole che avevano più possibilità di crescita, ma allo stesso tempo erano anche molto più rischiose. Nel nostro esperimento queste componenti verranno un po' meno, perché inizierò con un budget di 1.000 euro e di conseguenza non so quante azioni
azioni ne riuscirò a comprare, spero almeno una ventina, di cui cercherò comunque di bilanciare il peso all'interno del portafoglio, in modo tale che abbiano tutte bene o male lo stesso impatto. Se poi mi capitano azioni ad alta capitalizzazione o da un valore monetario particolarmente elevato, aumenterò il budget. Anche se ho come la sensazione che sarà ugualmente rischioso, dato che non so se in banca utilizzano cani o scimmie come consulenti finanziari per valutare gli investimenti. Cosa? Mi dicono che in alcuni casi sì. Sono passati un paio di giorni da quando avete visto le clip con Choco e solo nel corso di qualche ora quell'arma chimica a quattro zampe mi ha fatto investire più di 500 euro. Quindi siamo praticamente a metà portafoglio. Tra l'altro siamo già in negativo del 2,83% e mi sono accorto di una cosa che vi giuro non è voluta. Una delle aziende casuali che ha pescato è Baidu o Baidu, che ha come logo la zampa di un cane. Assurdo, anche se l'azienda è cinese ed è la corrispettiva asiatica di Google. Le altre aziende, ovviamente, non c'entrano nulla una con l'altra. Troviamo aziende come Toast, che è un gestionale statunitense per i ristoranti, Wise, che è un conto online, Warner Bros., nota per l'intrattenimento, e un'azienda che produce energia come Southern Company. Ma non è finita qui, perché voglio aggiungere ancora un po' di pepe alla challenge e sfidare Choco. Misurare le performance in valore assoluto ha senso solo in parte, quindi confronterò i rendimenti di questo portafoglio con il mio personale, per vedere se la mia già fragile autostima verrà definitivamente distrutta da un animale le cui uniche abilità sono dare la zampa, mangiare i croccantini e cagare a comando. Mentre dall'altro lo confronterò anche con un RoboAdvisor che ormai utilizzo da un paio d'anni. In sostanza, questo secondo portafoglio viene gestito da una società terza e viene monitorato da esperti, che quindi dovrebbero essere più bravi di Choco, forse. Sono tornato sul green screen e questo può significare solo una cosa. Abbiamo terminato il nostro portafoglio. Siccome per ovvi motivi non potevo essere fisicamente lì con il cane, ho delle registrazioni schermo degli acquisti fatti. Tiè, beccatevi sta il Dorado Gold e Campbell Soup, che è un'azienda famosissima di cui tra l'altro ho una lattina anche qui in ufficio. Il nostro Scooby-Doo della finanza mondiale ha pescato 21 aziende, che potete vedere qui. Senza volerlo, siamo riusciti ad avere una buona diversificazione, perché abbiamo il 57% delle aziende situate in America e la restante parte distribuite equalmente tra Europa ed Asia. Idem per i settori merceologici, dove abbiamo la tecnologia, la finanza e l'energia come i settori più rappresentati all'interno del portafoglio. Anche il bilanciamento tra le diverse aziende, cioè capire il peso che hanno le diverse azioni all'interno del portafoglio, è particolarmente equilibrato. L'unica che pesa poco più del 10% è Baidu, le restanti sono parecchio allineate. Se dovessi dare un giudizio solo a questa distribuzione, senza vedere la lista effettiva di aziende che poi abbiamo comprato, potrei dire che è stato fatto un ottimo lavoro, o un lavoro da cani. Il problema però sono proprio le aziende scelte, perché non mi danno grande sicurezza. Non so se investirei mai nel sistema postale giapponese, per dirne una. Non posso che lasciarvi con un dato sconcertante. Siamo ancora in negativo dell'1,93% in un periodo in cui tutti i mercati sono in crescita. Ma è arrivato il momento di vedere i risultati con il me del futuro. Ci sono risvolti interessanti. Andiamo per gradi. Durante questo mese abbiamo acquistato le stock di 21 aziende e dal 1 di marzo ad oggi, 3 aprile, il mercato è stato leggermente in crescita. Quando si verifica questa situazione, tendenzialmente è più facile avere rendimenti positivi nel proprio portafoglio. Tendenzialmente. Il benchmark di riferimento del mercato, in questo caso, è l'S&P 500, il famosissimo indice che contiene le 500 aziende a più alta capitalizzazione degli Stati Uniti, e da molti ritenuto come la cartina tornasole dell'economia. Quando questo indice cresce, è molto probabile che l'intero mercato subisca una spinta positiva. Questo significa, però, che avere un portafoglio a rendimento positivo, quando tutto il mercato è in crescita, è tutt'altro che impossibile. Anzi, è quasi più difficile fare il contrario. Negli ultimi 6 mesi l'S&P 500 è cresciuto del 20%, quindi essere capitati nel mezzo di questo trend ha sicuramente aiutato a pompare i numeri che vedrete a breve. Tenendo questo a mente, vediamo che l'S&P durante questo mese ha avuto un incremento dell'1,44%. Il mio portafoglio personale, che contiene tante aziende ed ETF, ha avuto un rendimento dell'1,78%. Questo portafoglio ve lo svelerò in uno dei prossimi video, con un ospite speciale. Direi che sono stato abbastanza bravo, ma più che altro fortunato, perché non mi ritengo assolutamente un grande investitore. E soprattutto il mio orizzonte temporale di investimento è ventennale, quindi non mi soffermo mai a vedere i numeri nel breve periodo. Dall'altro lato, il portafoglio sul RoboAdvisor ha avuto un rendimento dell'1,58%, sempre superiore alla media di mercato, ma inferiore a quello del mio portafoglio personale. E ora arriviamo al pezzo forte, perché il portafoglio di Choco ha avuto un rendimento dell'1,46%.
Quindi Choco è andato tutto sommato bene, ma è stato il peggiore dei tre. Piccola nota, perché quando ho smesso di registrare il video e raccogliere i dati, il portafoglio ha fatto il 5%. Mi sembrava giusto darvi anche questo aggiornamento. In generale, le aziende che sono andate meglio sono API Corp, BNP Paribas e Eldorado Gold, che è cresciuta addirittura del 18%, mentre le altre hanno abbassato il rendimento del portafoglio, come Warner Bros. Discovery, che ha perso il 10% in un mese, le Poste giapponesi o l'azienda Cardios, che ha perso quasi il 15% nel giro di 30 giorni. Limitiamoci quindi a dire che il nostro balzo della finanza non ha scelto benissimo. Inoltre è passato solo un mese da quando abbiamo il portafoglio di Choco e non sappiamo se il rendimento sarà sempre positivo. Servirebbe più tempo per capire se è veramente affidabile e se è più o meno bravo del Robo Advisor o di me. Quindi iscrivetevi, perché tra un annetto faremo un nuovo confronto e valuteremo tutte le opzioni possibili e quindi capiremo se Choco sarà più conveniente del Robo Advisor. Piccola chicca: se siete dentro a gruppi Telegram tipo Sale Segnali o Trading di Guru, scrivetemi a questa mail, perché potrei fare trading col cane e metterlo in competizione con il Guru. Altro grande esperimento. Ringrazio il mio amico Valerio, senza il quale non sarei mai riuscito a creare questo algoritmo pazzo. È un esperto di AI e ha una pagina dove parla di news legate a questo mondo. Vi lascio il link in descrizione. Io vi chiedo un like e un'iscrizione al canale se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video.